Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e questo che state vedendo è il mio volante e spero che si possa percepire la vibrazione della ruota perché oggi voglio presentarvi la versione 1.8 del Custom Force Feedback che Nixos 123 ha elaborato ieri nella giornata e che mi ha fatto provare. Onestamente ci tengo tantissimo a presentarvelo perché ieri sera insieme a Max Vincenzo abbiamo fatto dei giri di prova e abbiamo testato il force feedback che propone Project Cars 2 di base e il suo, quindi questa versione 1.8. Sapete che avevo già proposto la 0.93 se non sbaglio, poi ci sono state tantissime altre versioni, aggiornamenti di Project Cars 2 che hanno annullato il lavoro di Vincenzo ed oggi su questa immagine voglio testare e parlare un po' di questo file che customizza il force feedback. Ok ragazzi, siamo su una P330 Ferrari, siamo all'Outland Park, devo fare attenzione, ho le ruote freddissime. Vorrei portare la vostra attenzione in basso a sinistra sul riquadro che fa vedere la progressione del force feedback ed è in questo modo che ci si rende conto di che tipo di lavoro ha fatto Vincenzo e su come si possa apprezzare il dettaglio che riesce a restituire questo force feedback personalizzato. Adesso è complicato trovare le parole giuste per farvi capire che si sente l'effetto giroscopico, che quell'ondulamento sinistra-destra che si ha normalmente con il force feedback di base non si sente più e che tra il passare dalla folle alla prima il volante restituisce le semplici vibrazioni del motore alla sensazione di attrito che si ha, o a meglio di resistenza che offre la gomma con l'asfalto. Io credo che qui Vincenzo abbia realmente fatto un lavoro certosino nella ricerca di quello che, passatemi un attimino l'espressione, di perfezione per quanto riguarda le sensazioni al volante. Infatti, per chi non ha una postazione dinamica come la maggior parte di noi, sentire e guidare, diciamo, con il posteriore la macchina diventa complicato. Quindi, se si riesce ad ottenere un feeling, se si riesce a sentire la minima variazione di comportamento dell'auto e si riesce anche ad intuire, capire quello che sta succedendo, ovviamente riusciremo non solo a goderci di più il nostro simulatore, ma in più potremmo anche guidare meglio e quindi probabilmente ottenere, perché no, delle migliori prestazioni in pista. Ora, io vi parlo per la mia esperienza personale ed è successo proprio ieri sera. Vi ho detto poc'anzi che con Vincenzo stesso, che ovviamente non può essere Super Partes, e Max, un nostro caro amico che partecipa al campionato, abbiamo testato questo file customizzato. Le sensazioni sono praticamente unanime tra me e Max, cioè nel senso che la differenza è enorme per quanto riguarda il feeling e la sensazione che si ha in pista. Cioè, quest'auto qui in particolar modo si riesce a guidare 10 volte meglio rispetto al file di base di Project Cars 2. Adesso io non voglio dire che il file di configurazione di Project Cars 2 fa schifo, però si può fare meglio e Vincenzo infatti è riuscito a farlo. Io ragazzi, più che elogiare quelle che sono le sensazioni, vi invito assolutamente ad andare a scaricare questo file, d'accordo, che trovate sul canale di Vincenzo, è l'ultimo video che ha pubblicato, magari ve lo metto anche in descrizione. L'installazione è semplicissima, basta andare nella cartella documenti Project Cars 2, trovate un file che si chiama setting FBB, una cosa del genere, è un file di testo. Prendete quel file lì, lo rinominate con un nome che so, old, vecchio, quello che vi interessa, e ci andate a copiare questo di Vincenzo, rinominandolo con il nome esatto di quello che avete precedentemente rinominato. Non è assolutamente complicato, non è irreversibile, e così avete la possibilità di poter testare questo force feedback. Un'altra cosa che bisogna fare dopo che si è installato, ve lo faccio vedere in diretta, bisogna andare sulle opzioni. Quindi comandi, quindi force feedback, selezionare personalizza e le impostazioni che utilizziamo noi sono guadagno a 100, volume, tono, effetti a 50, poi menu forza, molla, questo lo potete regolare come volete, 0,40. Questo è quello che dovete fare per poter testare il force feedback di Vincenzo. Ora io vi rimando al suo canale, al video in cui lui ha il link per il download, perché mi sembra giusto rendergli merito e onore al lavoro che ha fatto. Non esitate a lasciare un commento qui e magari anche sul suo video per dare le vostre, diciamo, sensazioni, gli apprezzamenti che avete, ma anche consigli e suggerimenti. Non esitate a
lasciare un pollice in su se questo video è il suo, vi è piaciuto, ad iscrivervi al mio e al suo canale, scusate, ve lo chiedo ogni volta ad ogni video, e noi ragazzi, come al solito, ci vediamo presto al prossimo video. Grazie per avermi seguito, da Fabrizio è tutto, ciao!